tra i circuiti nazionali di cui fa parte Galtellì c'è sicuramente quello dei parchi letterari. Infatti qui a Galtellì è attivo il parco letterario Grazia Deledda, perché la scrittrice nurese, ospite di una famiglia di Galtellì all'inizio del Novecento, diciamo, si è innamorata del borgo e ha deciso di raccontarlo e di immortalarlo con la sua penna in quello che è il suo romanzo più celebre tradotto al mondo, Canne al vento. Tra le viuzze del centro storico è possibile ancora oggi ripercorrere e riconoscere gli scorci che sono citati nel romanzo, tra cui a partire, diciamo, dall'antica basilica pisana di San Pietro, che ospita al suo interno uno dei cicli di affreschi di età romanica più importanti in Sardegna. È possibile ripercorrere il romanzo e la trama di Canne al vento tutto l'anno, non solo con le visite guidate nel centro storico, ma anche durante il periodo estivo, quando tra luglio e agosto vengono organizzati quelli che sono conosciuti come viaggi emozionali, ovvero teatro itinerante che a partire dalla basilica di San Pietro si snoda lungo le vie del centro storico per arrivare sino al museo etnografico, raccontando e facendo rivivere con una compagnia teatrale locale che fa un laboratorio guidati da, sono ragazzi guidati da adulti e appunto permettono di rivivere Canne al vento e di conoscere la figura di Grazia Deledda, ad oggi unica donna ad aver vinto il Nobel per la letteratura nel 1926. Qualsiasi parola sarebbe superflua nel cercare di trasferirvi quelle che sono le emozioni che potrete vivere venendo a Galtellì, visitare il parco letterario, andando a toccare con mano quelle che sono le suggestioni letterarie raccontate tra le pagine di un libro.